Ciao Simona, ciao, cosa succede? Ho fatto un altro sogno strano. Dai, racconta anche questo. Ho sognato che Squaletto si mangiava tutto il mio grasso dalla pancia e dai fianchi. E io avevo finalmente pancia piatta e fianchi perfetti. Ma perché sei triste allora? Mi sembra anche un bel sogno. Sono triste perché era solo un sogno. E al risveglio le maniglie dell'amore erano ben salde al loro posto. Ecco. Ciao amici, come state? Oggi è giunto il momento di vedere insieme come dimagrire i fianchi con i miei consigli. Ah, finalmente, qua la situazione si sta allargando. In tanti mi avete richiesto questo video nei commenti e vi svelo subito il mio primo segreto. Come dico sempre, la cosa più importante da fare anche per eliminare le maniglie dell'amore è adottare una strategia, un'azione combinata tra alimentazione, movimento e trattamenti localizzati. Ma una cosa sola non basta? No, non basta, serve la mia strategia in tre passaggi. Questa è la mia routine di base che seguo per combattere il grasso sui fianchi tutti i giorni. E in descrizione puoi trovare il link al mio ebook con altri consigli specifici per dimagrire anche i fianchi e aggredire le maniglie dell'amore in modo specifico. Adesso vediamo subito come seguire la mia strategia. Passaggio 1. Tavola. Bisogna non solo mangiare, ma anche bere in modo ottimale. Significa sapere cosa mangiare e cosa non mangiare, cosa bere e cosa non bere. Prima di tutto bisogna preferire gli alimenti bruciagrassi o attiva metabolismo. Ci sono anche alimenti che svolgono un'azione decongestionante sul fegato e sono in grado di attivare un migliore metabolismo dei grassi. Ho descritto il mio menù brucia grassi completo in questo ebook. Trovate il link anche qui in descrizione qui sotto. Quali sono i cibi da eliminare che li faccio fuori? Evitate gli alimenti che impediscono al metabolismo di entrare nella zona brucia grassi. Sono tutti i dolci, le bibite gassate, gli zuccheri delle farine raffinate come pasta bianca, pane e biscotti vari, anche i grassi, l'alcol, il sale e i condimenti. Ma così ho vuotato mezza dispensa, poi cosa mi resta da mangiare? Tutti gli alimenti ottimali, le verdure. Meglio se crude, i cereali integrali. Vi ho fatto vedere come mangiarli nell'insalata in questo video. E poi i legumi, le proteine magre, la frutta secca, la frutta fresca. Con tutti questi alimenti potete costruire la vostra alimentazione anti-maniglie dell'amore. Come sapete, l'organismo tende a immagazzinare i grassi e depositarli nei posti lontani dal cuore per non disturbarlo. In questo caso fa dei bei rotolini e li mette nei fianchi. Per toglierli ci vuole anche esercizio mirato e questo è il mio secondo passaggio. Ci sono tanti esercizi, ma io quali scelgo? Gli esercizi veramente utili e semplici sono per esempio questi quattro: torsioni del busto, addominali obliqui, piegamenti laterali e bicicletta da stesi a terra. E prossimamente farò un video training con gli esercizi dimagranti per i fianchi a ritmo di musica, così possiamo allenarci insieme. Ed ecco il passaggio numero 3, un trattamento che potete fare a casa per sciogliere i fianchi e le maniglie dell'amore. Ma adesso mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E per seguire tutte le novità in anteprima, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche.
Ecco la mia strategia veramente efficace. Prendete una spazzola per il corpo con setole rigorosamente morbide. Massaggiate bene un fianco, anche delicatamente, ma fino a che la pelle diventa rossa. E solo dopo questo arrossamento applicate una crema riducente e fatela assorbire con un massaggio che pizzica i rotolini, un po' li spreme, ma senza farvi male, mi raccomando. La pelle rossa significa che la circolazione è attivata e i principi attivi possono penetrare in profondità dove devono svolgere il loro compito. Se volete risultati visibili in fretta, fatelo tutte le sere, sono solo 10 minuti di tempo, ma ne vale la pena. Così mi spariranno le maniglie dell'amore. Sì, ma bisogna eliminare anche tutte le cellule grasse che vengono smosse dalla crema e dal massaggio. Su questo punto molti sbagliano e non ottengono i risultati sperati. E ora vi dico un trucchetto semplice per non sbagliare. Bevete molta acqua durante la giornata, tisane leggere ed estratti di verdura. Grazie Simona, adesso sono pronta per farmi notare dal bagnino. Dimagrire nei fianchi in modo localizzato non è semplice, ma è possibile. E vi ricordo che in descrizione vi lascio il link con il mio ebook per aiutarvi a dimagrire. Condividete questo video, spargete la voce e mi raccomando, quando avete ottenuto dei risultati, non abbandonate queste buone abitudini, mantenete uno stile di vita sano e guadagnerete in salute e in bellezza, naturalmente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Primo piano, io dovrei fare gli addominali obliqui.